metti tutto in una busta, le robe che ti devi portare adesso, perché tanto poi speriamo che mercoledì succede qualcosa. Queste ti bastano per fino a mercoledì? Sì. Aspetta, però c'è cioè un'altra busta, mettiamo. Cazzo, li devo portare poi. Scarico così, poi te li metto in una busta. Ah. Poi se non riesci a tenere la stanza di guardia, ti devi mettere la dita, non lo so. È un regalo che mi hanno fatto. Ma per le altre robe, che faccio? Chiamo io in comunità e dico che sta... Manca la valigia, quella grande. Manca il trolley giallo. Cialdo qui, come fanno le collettare? Quella verde sta? Una borsa verde sta? No, non credo. Borsa o borsone? Allora, manca una rossa. Ah, manca il borsone rosso. No, bugia, il rosso non ce l'ho più. Manca la valigia gialla, il trolley giallo. Il trolley giallo, la valigia quella grande e basta. Mancano un trolley e una valigia verde e bianca. Perché quella rossa gliela prestai a un amico e me la ruppe tutta. Ma Giovanni, l'unica cosa. Manca una borsa nera. Quanto a questa dovrebbe essere? Forse un borsone nero, piccolo. Tu l'importante è che non ti muovi da qua e non fai il coglione, perché altrimenti non solo non vai alla Rossari, ma te ne vai a un gabbione direttamente. Esatto. Perché l'avvocato si sta facendo in quattro per farti subito l'istanza per poter andare a bar. Mo' chiamano un grid. Fino a Milano si non deve sentire. Però. Un grido fino a Milano si deve sentire. Non so, non do. Almeno un quattro. Sono sceso senza libretto, vuoi vedere? Sto cazzo di rogno, no? Che cos'è? Che libretto? Il libretto della sorveglianza, non ce l'ho addosso, mi fermo, so cazzi. Ma tanto a dormire devi andare, sono le 10, devi andare a dormire. Dove cazzo te ne devi andare? No, quello lo so, ce l'ho. Giovanni, mi far sentire stronzate, per favore. Faccia la supplica alla Madonna di Pompei. Fammi la grazia di non farmi sentire puttanate oltre quelle che. Cioè, che cosa vuoi fare da grande? Che cosa vuoi fare da grande? Ce l'hai un'idea? Io, sì, a fare gang. Ok. Invece di finire di disintossicarti, no. Perché ormai è stata fatta la mia scelta. Se di che cosa? Del metadone, di tutto il resto? Di idrogrammi e le cose. Domani mattina devi andare a fare la terapia a Taranto, prenderti la terapia. Per oggi e per domani. Hanno già chiamato che tu la possa prendere per 2 giorni. Poi mercoledì mattina ci sentiamo, capiamo. Se vengo io o ti metti il treno e ti prendo alla stazione, so che là è rischioso. Io non mi posso muovere da Taranto, perché a Taranto ormai mi conosce, la Polfer mi conosce. Già io stamattina... Poi mi sono avvicinato come stava in un schizzo venerme per parlare con certe cose. Poi sì, questa è bellissima, Tino. Mentre tu stai sbattendo con l'assistenza sociale, la psicologa, l'avvocato, il macello, mi sto rompendo il cazzo, me ne sto pensando di venirmene a Bari. Ma non peggiolare. Cioè, non... che cosa gli fai? Per il CERT sta venendo da Bari, perché comunque lo sto chiamando pure io. Ma tanto, senti, o che vai a drogarti, o che vai al CERT, o che vai a fare la passeggiata in via Sparano, se ti fermano, comunque non puoi stare là. Quello sì. Dovresti stare qua a Taranto. Ma io sono convinto che mi
uscirò pazzo, io diventerò pazzo insieme a questo qua, diventerò pazzo. Fai la sorte. È tremendo, guarda. È veramente tremendo. Dai, che ti sfottiamo pure su Mese e su TikTok. Ma no, ma no, pure su TikTok ti fanno il culo. Mi fanno il culo dappertutto, guarda. Non solo su TikTok, me lo fanno anche nella realtà. Lello, proprio, con Lello proprio ti danno la morte. Il culo me lo fanno tutti i giorni, me lo fanno più volte al giorno. Con Lello proprio ti danno la morte. Con Lello. No, fino a con quello che fa lui, no, eh. Ehi, fino a no, i TikTok sono sul i TikTok non è manco uno con me. A me sono tutti video seri, per fortuna. A Lello proprio l'hanno fatto pure i meme. Non sei diventato ancora un meme. Vabbè, buonanotte. Ma è sulla buona strada, eh. Ciao. Ma tu guardi i segni che c'hai. Ma ti sei fiero di quel che si fa? Cioè tu dimmi, sei fiero di aver fatto ammazzate con un ospite di 50 anni di là perché ti rompeva i coglioni? Purtroppo è un'accusa che io non ho mai potuto tollerare, quando uno glielo fai per dire e non ti ascolta, soprattutto determinate parole. Non credo che capite. Quando uno mi chiama in una determinata maniera, che io vengo da mezzo a una strada, no, puoi avere pure 100 anni. Dovessi avere l'ultima chance, l'ultima spiaggia, perché se riusciamo a trovare un modo perché tu non stia in mezzo a una strada, già sarebbe il miracolo di Natale, sarebbe veramente il miracolo di Natale. E devi ringraziare il personale del SER di Bari, che veramente è innamorata di me. Innamorata di te, è vero. Pure la psicologa. No, quella non, per favore, che c'ho un trauma con quella, io più di uno c'ho un trauma con quella. C'è un trauma con quella. Tutti gli altri hanno il trauma, sì, per gli altri. Gli no, per lui niente traumi. La che è proprio innamorata di me, vedi come si muove. Basta fa il mio nome, si muove. Fino la a quando, guarda, fino a quando non dice Giovanni, Giovanni che bravo, vedi se te ne vai a Gannamare, no? Vabbè, buonanotte, buonanotte.